Nome in codice Ares. Nuova maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e dei Carabinieri, retata a Rosarno, che disarticola il clan Cacciola. Droga, armi ed estorsioni. La famiglia divisa alle prese con una guerra interna. L'ombra di Dell'Utri. Appena scarcerato per motivi di salute, chiamato a deporre come testa nel processo contro Scajola. L'ex senatore indagato a Reggio Calabria, il PM, a domanda della difesa, lascia aperto l'interrogativo. Un iceberg di infedeli. Lo scenario inquietante che emerge dall'inchiesta che ha portato all'arresto del maresciallo dei carabinieri forestale Carmine Greco. Le parole dell'ex boss di Belvedere Spinello, che parla di mazzette e di agenti stipendiati dalla malavita. Il Film Festival, il grande ritorno della manifestazione diretta da Gianvito Casadonte. Questa mattina la presentazione, l'edizione numero 15, sarà dedicata al grande Vittorio De Sica. Il calciomercato, ecco tutte le trattative che vedono impegnate le formazioni calabresi di B e C. Poi un'estate rovente, soprattutto per il Crotone, alle prese con i problemi legati allo Scida e con il ricorso per la riammissione in Serie A. Buon inizio settimana da Alessio Buonpasso e da tutta la redazione, bentornati alla nostra informazione. Partiamo dalla cronaca, pioggia di arresti e una famiglia mafiosa disarticolata. Stiamo parlando dei Cacciola di Rosarno, stamattina all'alba, il blitz, guardate. Associazione mafiosa, narcotraffico internazionale, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni e altri reati aggravati dall'aver agevolato l'andrangheta. Sono queste le accuse mosse dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti delle 31 persone coinvolte nell'operazione Ares, che stamani ha disarticolato le cosche Cacciola e Grasso di Rosarno. Sette al momento sono sfuggite al blitz dei carabinieri del comando provinciale Regino e del gruppo di Gioia Tauro, ma sono attivamente ricercati. Cinque le imprese finite sotto sequestro. L'inchiesta Ares ha monitorato le dinamiche criminali dei due gruppi sorti dall'Indrine Pesce Bellocco, egemoni a Rosarno ed in tutta la piana. Ed è proprio il vuoto di potere lasciato a causa dei numerosi arresti che hanno coinvolto le due cosche ad aver generato i contrasti tra i Cacciola e i Grasso. Contrasti nati per la detenzione del potere mafioso e per la gestione dello spaccio e il traffico della cocaina dalla Colombia e della marijuana dal Marocco. All'interno noi abbiamo percepito una divisione, peraltro sfociata anche nel tentativo di omicidio di Consiglio Salvatore, e una serie di interessi economici che in traffici illeciti che andavano dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di cui la cosca Cacciola si faceva referente anche per conto di altre articolazioni criminali. Durante il blitz i carabinieri hanno rinvenuto 900.000 euro in contanti, droga, armi e munizionamento, chiaro simbolo che le due 'ndrine erano pronte a scendere in guerra per contendersi l'egemonia criminale sul territorio. L'indagine ha fotografato nella evoluzione queste dinamiche conflittuali tra le giovani leve del gruppo Cacciola e del gruppo Grasso e gli storici esponenti della stessa famiglia Cacciola. Nel momento in cui è venuto a mancare l'anello di congiunzione di questi originari gruppi, appunto Domenico Cacciola, è stato possibile accertare che queste giovani leve erano disposte anche a ricorrere alla violenza sanguinaria, agli omicidi, pur di conseguire una posizione egemonica. Un doppio significato: da un lato è il dio della guerra, quindi è la raffigurazione della determinazione e del coraggio che nella mitologia greca Ares rappresentava, e dall'altro è un acronimo di associazione a Rosarno dedita all'estorsione e al traffico internazionale di stupefacenti, Ares. Angela Panzera per la CNews 24. Passiamo al processo Breakfast, che vede imputato, come sapete, anche l'ex ministro Claudio Scajola. Stamattina era attesa la testimonianza dell'ex senatore Marcello Dell'Utri. Dell'Utri non si è presentato, ma sono emerse cose davvero interessanti. Ci racconta tutto il nostro consolato Minniti, collegato in diretta proprio da Reggio Calabria. Buongiorno, consolato.
Sì Alessio, buon pomeriggio, si è conclusa pochi minuti fa l'udienza del processo Breakfast, un'udienza che avrebbe dovuto vedere la deposizione dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, che però è stato assente per motivi di malattia. Le sue gravi condizioni di salute, le stesse che gli hanno consentito di lasciare il carcere ed andare agli arresti domiciliari. Ma c'è comunque importante novità in questo processo, è stata la difesa di Scajola, Rizzo, a eccepire al Presidente la veste in cui Dell'Utri dovrà essere sentito, se come semplice testimone o invece come indagato in procedimento connesso. Il pubblico ministero, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ha detto: Dell'Utri indagato, non posso dire di no in generale, ma sicuramente non è indagato per reato connesso. E il pubblico ministero quindi ha chiesto l'ammissione di queste nuove prove, quindi di questa informativa a stato parallelo, da cui si evince l'esistenza di un'associazione, di un gruppo di potere dedito appunto al controllo di tutta una serie di attività a livello nazionale e internazionale, di cui l'artefice principale sarebbe Vincenzo Speziali Junior, e in cui entra anche il nome di Marcello Dell'Utri. Ma vi lasciamo proprio alle parole, alla viva voce del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, quest'oggi in aula, nel momento in cui ha trattato proprio la posizione di Marcello Dell'Utri. La linea poi può tornare allo studio. È indagato o non è? Non potrebbe essere indagato. L'ufficio di procura ci dice che allo stato non lo è. No, Presidente, no. L'ufficio di procura non ha detto questo. Io ho detto semplicemente che il Dell'Utri su alcuni temi è certamente un testimone puro. Se nel corso dell'esame dovessero però emergere temi ulteriori, su quei temi la veste del Dell'Utri può mutare. Grazie a Consolato Minniti. Torniamo adesso invece ad occuparci dell'arresto del maresciallo dei carabinieri forestali Carmine Greco. L'inchiesta potrebbe registrare sviluppi davvero clamorosi. Nel vecchio corpo forestale dello Stato c'era corruzione, c'erano agenti che prendevano mazzette. Anzi, spiega il pentito Francesco Liverio, già capo del locale ndranghetista di Belvedere Spinello, piccolo centro della presila crotonese, c'erano uomini in divisa grigia che erano veri e propri stipendiati. È un affresco desolante quello tracciato tra le pieghe della coda dell'inchiesta Stige, che sabato scorso ha portato all'arresto del maresciallo Carmine Greco, comandante della caserma dei carabinieri forestali di Cava di Melis. Eccolo al termine della perquisizione effettuata su delega della procura di Castrovillari negli uffici di Calabria Verde. Un'indagine che, sostengono i PM di Catanzaro, che lo hanno fatto mandare in carcere, egli avrebbe pilotato per favorire gli Spadafora, imprenditori boschivi legati ai clan. Fu la stessa perquisizione nella quale il commissario di Calabria Verde, ex generale dei carabinieri, Aloisio Marigiò, uno che fino a qualche tempo prima aveva il potere di trasferire quegli stessi carabinieri in Val di Susa, si vide schernire con la frase: «Lei è un uomo fortunato». Tutt'altro che fortunato è stato invece Carmine Greco, il cui arresto scopre la punta di un iceberg. Parlano i pentiti sugli infedeli dello Stato asserviti ai ras dei boschi, ma ci sono anche intercettazioni, fiumi di intercettazioni, occhi chiusi sui tagli non autorizzati, scrupolosi controlli, invece nei confronti delle imprese non allineate, un sistema a cui la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha inferto solo un primo colpo. Da Catanzaro per la CNews 24. L'estate, il grande afflusso di turisti, ma anche di avventori, soprattutto nelle località turistiche, capitale del turismo calabrese Tropea, il suo Interland, dove l'Arma dei Carabinieri ha iniziato un vero e proprio giro di vita per la sicurezza, soprattutto stradale. Giro di vite sulla sicurezza, in particolare stradale lungo la Costa degli Dei. I primi risultati sono stati illustrati stamani nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale di Vibo Valentia dal comandante della compagnia di Tropea Dario Solito, dal comandante del Norm di Vibo Luca Domizzi e dal maresciallo Francesco Panei. L'obiettivo è stato spiegato nel corso dell'incontro con i giornalisti, quello di garantire una maggiore sicurezza sulle strade. I risultati sono importanti, ne abbiamo analizzati, c'è stato un aumento sensibile delle contestazioni, un aumento sensibile del ritiro delle patenti e un aumento sensibile delle contestazioni in materia di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Ma quello che più ci preme è la diminuzione importante del numero di sinistri conferiti e l'azzeramento praticamente dei sinistri mortali. Lo scopo, come dicevamo, è quello di prevenire
il dato estremamente negativo che è la perdita della vita umana. Noi lavoriamo per questo. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Parliamo adesso di cinema e dedicata al grande Vittorio De Sica, la 15ª edizione del Magna Grecia Film Festival, sipario che si alzerà il prossimo 28 luglio. Il Magna Grecia quest'anno viene dedicato a uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, che è Vittorio De Sica. Ci auguriamo, come ogni anno, di scoprire un nuovo De Sica. Dal 28 luglio al 5 agosto torna a Catanzaro, nell'area Porto, il Magna Grecia Film Festival, la kermesse dedicata alle opere prime, ideata e diretta da Gian Vito Casadonte, giunta quest'anno alla 15ª edizione, che porterà in città i grandi nomi del mondo del cinema, tra tutti il leggendario sceneggiatore Oliver Stone. Secondo me il più grande regista vivente, Oliver Stone, io lo amo dal punto di vista artistico, sono felice di portarlo nella mia città, a Catanzaro. Ci sarà una giuria di altissimo profilo, presidente di giuria che è Paolo Genovese, ad Anna Foglietta, a Vittoria Puccini, a Rolando Ravello, ad Edoardo Leo, a Pierfrancesco Favino. Ad arricchire il variegato programma saranno anche gli eventi collaterali nel centro storico della città, con presentazioni di libri, intrattenimenti musicali e masterclass. Avremo la masterclass di Oliver Stone, di Richard Dreyfuss, di Sabina Guzzanti. Alla presentazione dell'evento, accanto al direttore artistico della rassegna, che è anche sovrintendente del Teatro Politeama di Catanzaro e direttore artistico del Taormina Film Festival, il sindaco della città, Sergio Abramo, il vice sindaco e assessore alla cultura, Ivan Cardamone, e l'assessore regionale alla cultura, Maria Francesca Corigliano. La regione ha deciso di cofinanziarlo con un investimento di 600.000 euro in 3 anni, perché rientra negli eventi storicizzati triennali. Credo che il Magna Grecia Film Festival ormai sia un evento consolidato nel quartiere di Lido, e la cosa più importante sia valorizzare la nostra città come in questo momento la città della cultura in Calabria. Rossella Galati per la CNews 24. A Cosenza invece il centro storico, tra zona traffico limitato e fondi destinati al suo recupero. Nel giorno dell'entrata in vigore della ZTL nel centro storico, lungo Corso Telesio ci sono più auto che persone a passeggio. I cartelli sono bene in vista, ma poco effetto sortiscono nei confronti degli automobilisti. Non ci sono dissuasori o telecamere, ma i vigili monitorano la situazione. I veicoli in transito o in sosta, privi dell'apposito permesso per i residenti, rilasciato da Palazzo dei Bruzzi, saranno sanzionati. Intanto, solo per una coincidenza, giacché l'appuntamento era stato programmato già il mese scorso, all'Accademia Cosentina si sono riunite una serie di associazioni di cittadini per costituire un osservatorio sul centro storico, un organismo che ha l'obiettivo di analizzare la qualità degli investimenti, delle ingenti risorse in arrivo per risollevare Cosenza Vecchia. Oltre ai 90 milioni stanziati dal Ministero dei Beni Culturali, ci sono anche i finanziamenti dell'agenda urbana. Soldi pubblici da impiegare non solo per il recupero degli edifici, ma anche per contrastare il degrado sociale malcelato tra i suggestivi e purtroppo malmessi vicoli del borgo antico. La funzione dell'osservatorio Cosenza Vecchia, cittadini per la rinascita del centro storico, questa è la dizione precisa, e si ripromette di studiare le politiche urbane per il centro storico di Cosenza, soprattutto, ma non soltanto, alla luce dell'enorme massa di denaro che dovrebbe positivamente abbattersi sul centro storico di Cosenza. Queste risorse vanno impiegate con un cosiddetto approccio integrato, cioè un approccio che aggredisca i problemi del centro storico di Cosenza da più punti di vista. Va valutata la qualità della vita dal punto di vista dei cittadini, non dal punto di vista del legislatore. Salvatore Bruno per la CNews 24. Un viaggio alla scoperta del centro storico di Vibo Valentia attraverso la degustazione di vini. Tutto in una notte, tutto tra vicoli di vini. Dopo aver bevuto tanto, le energie sono al lumicino. Brindisi faccio a Vicolo di Vino. Per il terzo anno consecutivo, Vicoli di Vini, l'evento organizzato da Saturnalia e dal comune di Vibo Valentia, ha richiamato nel centro storico della città migliaia di persone. Un viaggio nel gusto e nella storia alla scoperta e riscoperta di luoghi dimenticati. Largo Terranova, Scesa del Carmine, Chiesa di San Giuseppe, Arco Marzano sono solo alcuni dei luoghi che cittadini e turisti hanno riscoperto tra un calice e un altro. In esposizione le più rinomate cantine calabresi, e non sono mancati prodotti tipici locali. Il vino negli ultimi, soprattutto
negli ultimi anni ha registrato un enorme salto di qualità in Calabria. Le nostre cantine hanno conquistato fette di mercato non regionali ma nazionali e internazionali, facciamo tanta esportazione e quindi è bene puntare su questo settore perché è una risorsa per la Calabria. Un evento di promozione del territorio che non poteva non trovare il consenso del nuovo direttivo del GAL alla sua prima uscita pubblica. Intorno al vino poi si sviluppa tutta una serie di altre realtà. Sullo sfondo mostre di pittura e spettacoli per bambini, dai giganti ai giocolieri fino ai maghi e concerti che hanno accompagnato e divertito il pubblico fino a tarda notte. Veramente un bel evento, mi complimento con l'organizzazione, 3 piazze piene di gente, un sacco di divertimento e comunque una varietà di vini veramente notevole. Mi è piaciuto. Penso che sia una delle serate più belle di Vibo Valentia, se non la più bella. Una serata da sapore antico che ha fatto rivivere l'antico borgo in un viaggio tra case diroccate e ristrutturate, palazzi storici e antiche chiese, piazze e scalinate. Questa manifestazione non tende soltanto a far incontrare i cittadini, ma soprattutto a far riconoscere il centro storico, che è uno dei centri più belli della Calabria. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E da un'eccellenza calabrese come quella dei vini ad un'altra come l'olio extravergine d'oliva. Bisogna difenderlo, se ne è discusso a Lamezia Terme insieme a Coldiretti. Abbiamo sempre ovviamente avuto difficoltà a valorizzarlo ma soprattutto a portarlo sul mercato e questa occasione non la vogliamo perdere. L'occasione è il contratto di filiera per l'olio Made in Italy, l'accordo che vede protagonisti Coldiretti, Unaprol, Federolio e Fai S.P.A. coinvolge le principali aziende di confezionamento. Al centro 10 milioni di chili d'olio ed un valore da 50 milioni di euro. L'obiettivo da raggiungere è la sicurezza e la diffusione dell'olio italiano, oltre che la stabilizzazione della condizione economica di vendita. Se ne è parlato alla Lamezia Terme. Nell'incontro, la Calabria dell'olio di qualità, una sfida possibile, convocato da Coldiretti Calabria. Questa è un'occasione importante, più di 10 milioni di chilogrammi di olio saranno acquistati ad un prezzo ben definito, che significa poterlo remunerare con premi di qualità, che partirà dalla campagna olivicola 2018-2019. Una qualità, quella dell'olio nostrano, innegabile, anche se il miglioramento della filiera olivicola rimane una costante da inseguire. La Calabria è cresciuta tantissimo, non solo nella produzione ma soprattutto nella qualità. Insomma, sono tante le nostre imprese che stanno confezionando, etichettando le proprie bottiglie, quindi andando direttamente sul mercato. Questo è un sintomo di come la Calabria sta piano piano, insomma, lasciando la vendita solo all'ingrosso di olio per privilegiare la vendita diretta. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Il nuovo regolamento sulla privacy al centro di un convegno organizzato dall'Associazione dei commercialisti e dei revisori contabili di Vibo Valentia. C'eravamo anche noi. Per l'ordinamento italiano il diritto alla riservatezza dell'individuo rispetto a qualsiasi tipo di intromissione o divulgazione da parte di terzi in assenza di autorizzazione, in una parola, privacy. Dal 25 maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento, ma cos'è? Cosa cambia rispetto al recente passato? Quando si applica? Domande a cui hanno dato una risposta i relatori del convegno organizzato dall'Associazione dei dottori commercialisti e revisori contabili di Vibo Valentia. Un dibattito vivo, acceso, moderato da Michele Montagnese e relazionato dal consulente informatico Alberto Delia ed il commercialista Antonello Bonaddio. Tu, titolare del trattamento, in base alle tecnologie che utilizzi e in base alla tipologia di dati che tratti, devi preventivamente stabilire quelle che sono le misure di sicurezza, stabilire quelli che sono i trattamenti da adeguare, quindi prima ancora di chiedere il consenso. Perché quando io chiederò il consenso alla persona, devo sottoporre l'informativa. La persona interessata deve prendere atto come io acquisirò i dati, come li tratterò, come li conserverò e soprattutto come li proteggo. Alessio Buonpasso per la CNews 24. A Corigliano Rossano un nuovo presidio sociale rivolto alla solidarietà verso i bambini. A Corigliano Rossano il nuovo club Kiwani si podamo da Mileto. L'organizzazione mondiale di volontari, la cui mission è quella di dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie a servizio dei bambini, ha tenuto la cerimonia di insediamento alla presenza del governatore del distretto Italia San Marino, del luogotenente della divisione Calabria 12 Magna Grecia e di una folta platea di soci e ospiti. Abbiamo bucato una zona dove non eravamo ancora arrivati. Ci occupiamo anche del reinserimento di giovani
afflitti da patologie invalidanti, anche non gravissime, come possono essere l'autismo piuttosto che la sindrome di Down, e ci occupiamo anche di combattere il cyberbullismo che purtroppo imperversano nella nostra società e creando problemi nelle famiglie, alcune volte purtroppo anche drammatici. Ci caratterizziamo da questo punto di vista per questo tema molto ben specifico e lo guardiamo da tutti i possibili angoli di visuale, sia da quello classico del tra virgolette, che poi non è neanche scontato, della povertà, ma anche di bisogni tra virgolette da paesi sviluppati, ecco. Durante la cerimonia si è insediato il nuovo direttivo del club Corigliano Rossano, che sarà presieduto da Angelo Viteritti. Giusy De Luca per la CNews 24. Si intitola Chicchi di viaggio ed è il libro pubblicato dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi. Io sono un amante dei social, però ho scoperto anche la scrittura, quindi ho voluto unire le due situazioni, social con la scrittura, ed è nato un book molto tranquillo, semplice, un libro da scoprire, da leggere, dove ci sono tante immagini, tante fotografie che raccontano, appunto, aiutano anche a raccontare questo mio modo di vedere la vita. Chicchi di viaggio, edito da Rubbettino, è il libro di Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, ma prima ancora imprenditore nel settore del caffè. Ed è proprio dai primi passi nell'azienda di famiglia, la Guglielmo Caffè, che prende avvio il racconto. Quasi un diario di circa 120 pagine nel quale l'autore si mette a nudo attraverso esperienze, viaggi, persone e luoghi. Un libro all'aroma di caffè, semplice, immediato e accattivante, che è stato presentato nella sala conferenze del complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro. Un viaggio tra i viaggi, quindi, nato dal bisogno di mettere ordine tra i pensieri e dare peso alle esperienze, rendendo indelebili le emozioni e i sentimenti. È un innamorarsi continuamente dei posti dove ho viaggiato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 anni. Chicchi di viaggio sono degli appunti che ho scritto durante i voli intercontinentali, ho messo nero su bianco. Magari non sono i migliori appunti, ma sono gli appunti e sentimenti che mi venivano in quel momento, legato al mondo lavorativo, al caffè, vita privata, personale, e collegate chiaramente a 4-5 destinazioni che sono soprattutto il Vietnam, l'India, la Cina e la Corea, che mi hanno dato grandi, diciamo, emozioni. Rossella Galati per la CNews 24. Intanto a Roccella è partita la 38ª edizione del Jazz Festival con la premiata Forneria Marconi. Con le gocce di Roggiano, intorno a me, c'è il sole, ma non c'è. Un pezzo di storia del rock italiano. Dopo l'intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, la PFM ha inaugurato l'edizione numero 38 del Roccella Jazz Festival Rumori Mediterranei, nella suggestiva location del Teatro al Castello. Al pubblico roccellese la storica band fondata da Franz Di Cioccio e Mauro Pagani ha presentato Emotional Tattoo, un album non solo al passo coi tempi ma proiettato al futuro, dalle sonorità internazionali che conferma oggi più che mai che la band non può essere racchiusa in vecchie e consumate etichette. Con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante, la premiata Forneria Marconi ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nella classifica di Billboard e vincendo un disco d'oro in Giappone. Per molti oggi continua a rappresentare un punto di riferimento, nel solco della grande tradizione della musica d'autore italiana. Ilario Balì, per la CNews 24. Siamo adesso allo sport con il calciomercato. Diamo un'occhiata a tutte le trattative delle formazioni calabresi, dalla B alla C. Lo stop alle vacanze è vicino, la nuova stagione alle porte, il giorno della ripresa degli allenamenti dietro l'angolo. L'11 luglio partirà il nuovo campionato del Crotone, ma fino al 17 il club pitagorico resterà praticamente nel limbo. La situazione del Chievo tiene in ansia i tifosi gialloblu e lascia con il fiato sospeso quelli pitagorici. Martedì prossimo il Crotone potrebbe ritrovarsi in Serie A. Ecco perché il mercato, tranne qualche rientro e riscatto, resta in stand-by. Ha assestato un colpo importante invece il Cosenza.
Firenze che ha strappato alla concorrenza di molte squadre il bomber ex Foggia Matteo Di Piazza e starebbe per chiudere l'accordo con l'esterno di difesa Nicola Belmonte. Nelle prossime ore si deciderà tra l'altro il destino di Gennaro Tutino, che il club rossoblu vorrebbe trattenere per un altro anno, ma che il Napoli invece vorrebbe monetizzare cedendolo a titolo definitivo al Carpi. In Serie C il Catanzaro inizia a fare sul serio dopo aver bloccato con un biennale al centrocampista Giuseppe Statella, sarebbe pronto a fare lo stesso con un altro ex Cosenza, l'attaccante Elio Calderini, nell'ultima stagione alla Viterbese. Continua il suo lavoro a Reggio, Massimo Taibbi, Ciavattini, Salandria, Ungaro, Franchini e adesso il centrocampista classe 95 Nico Kirwan ed il difensore Diego Conson. Tanta nuova gente per Mister Cevoli, che insieme ai suoi nuovi giocatori ripartirà da San Gregorio Magno in provincia di Salerno il prossimo weekend. Arrende tutto nuovamente in moto, sciolto il nuovo allenatore, panchina affidata a Francesco Modesto. La società ha già prelevato il centrocampista Aua dallo Spezia e punta a chiudere con il pari ruolo Tulissi dell'Atalanta e il giovane difensore Minelli di proprietà dell'Inter. Operazione portiere invece a Vibo, casa della Vibonese. Il club rossoblu sarebbe ad un passo dall'estremo del Crotone, Aniello Viscovo, classe 99. Nel frattempo prolungato il contratto con il pipera d'esperienza Riccardo Mengoni. Alessio Buonpasso per la Cinus 24. Lo si diceva anche in questo servizio, è stata calda, caldissima per il Crotone tra questione stadio e riammissione in Serie A. Sono giorni di attesa snervante per il calcio crotonese. Da un lato la situazione che riguarda lo stadio Ezio Uscida, dall'altro il futuro in bilico tra la Serie B e la Serie A della società sportiva. Il 18 luglio prossimo scadrà l'autorizzazione per le strutture che accolgono parte della tribuna e della curva sud, ma al contempo il comune ha dato l'ok per ridurre la capienza a 9.000 posti. Questo però non potrebbe bastare, visto che lo spiraglio Serie A rimane aperto. Infatti il 17 luglio si aprirà il procedimento nei confronti del Chievo Verona e del Cesena in merito al caso Plusvalenze, che, in caso di condanna esemplare, potrebbe riportare i rossoblù nella massima serie calcistica. E dunque la capienza di 9.000 posti non potrebbe bastare. Si spera in una proroga. In tutto questo, il calciomercato del Crotone è in stand-by, poiché la società sta monitorando l'evolversi della questione in vista di un rafforzamento della rosa che si prepara a un campionato di A o di B. Sarà dunque un'estate molto calda, non solo per le alte temperature che si registrano. Intanto, mercoledì pomeriggio gli squali si raduneranno al cospetto di Mister Stroppa per il primo allenamento all'Uscida. Giuseppe Laratta per la CNews 24. La pallanuoto, Italia regina del Four Flags di Cosenza. L'Italia di campagna le ha vinte tutte, tre successi in altrettante gare nel weekend internazionale di pallanuoto ospitato nella piscina di Campagnano. Il Four Flags, ad una settimana dall'inizio degli europei di Barcellona, è il viatico migliore per la formazione azzurra che proseguirà la preparazione nell'impianto di Cosenza prima di volare alla volta della Spagna. Dopo il 13-5 inflitto alla Germania nella partita d'esordio, l'Italia ha battuto l'Olanda per 9-5 e ieri mattina, nella giornata conclusiva, anche la Cina per 10-5 con triplette di Figlioli e Fondelli. Campagna ha operato un ampio turnover con l'obiettivo di testare la condizione dei suoi ragazzi. Sullo sfondo l'ottima organizzazione dell'evento curato dalla Cosenza Nuoto insieme al comitato regionale della federazione e la notevole partecipazione di pubblico nell'arco di una 3 giorni nella quale si sono superate le 1.000 presenze. Salvatore Bruno per la CNews 24. È tutto, torniamo alle 20.30, grazie. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.